Meno tasse per la Sicilia, lei è d'accordo? Che coprono il gap. Che coprono il gap, il debito, no. Eccetera, eccetera. No. Federica. Io sono d'accordo con meno tasse per il paese. Abbiamo proposto la flat tax, una tassa uguale per tutti al 15%, perché è il paese che deve tornare ad essere competitivo. Noi dobbiamo mettere il Sud nelle condizioni di poter operare, lasciando da perdere l'assistenzialismo e dare invece a chi vuole investire, a chi vuole creare posti di lavoro, di poter farlo. Non è vero che Crocetta chiede soltanto meno tasse per il Sud. Crocetta chiede anche diversi centinaia di milioni di euro per il Sud, non a caso il governo viene appena dati proprio per far chiudere il bilancio della regione Sicilia, malgrado Crocetta ad aprile dicesse tutto a posto, che bravo che sono. Non è andata proprio così. Crocetta dovrebbe porsi il problema del fatto che i soldi della regione Sicilia devono essere e devono servire a quei cittadini onesti siciliani che vogliono investire e non al voto di scambio. 27.000 guardie forestali in Sicilia, con una superficie boschiva più piccola della mia regione, il Friuli Venezia Giulia, il peccato che il Friuli Venezia Giulia ne ha un centesimo rispetto alla Sicilia.